Oggi è una giornata particolare perché abbiamo presentato una collaborazione nata con la società Virtus che prevede l'organizzazione di una squadra unica Under 19 che porterà i colori Menzana 1871, sarà allenata dal responsabile tecnico della Virtus Umberto Vezzosi e avrà ragazzi di tutte e due le società. E questo è un grandissimo avvio di una collaborazione che speriamo avrà anche dei risvolti futuri importanti. Un passo importante per noi, credo un passo importante per la città, perché per la prima volta nella storia del basket a Siena siamo riusciti a fare una sinergia per quanto riguarda una squadra giovanile, la più importante squadra giovanile. Sicché credo sia veramente un punto di partenza importante che magari ci può proiettare in futuro ad altre sinergie molto più ampie, considerando appunto il momento in cui ci troviamo a Siena. Un momento difficile sia dal punto di vista economico e non, questo può essere un presagio a cercare di aiutarci e cercare appunto di costruire un qualcosa in futuro di importante fra le società più importanti. Non solo noi e Menzana, ricordiamoci c'è anche il Costone. E vediamo se appunto invece un punto d'arrivo, si spera questo sia un punto di partenza importante. Vedremo nel futuro come si svilupperanno le cose. Chiaro che c'è molta soddisfazione, soprattutto perché questo è un inizio storico tra Virtus e Menzana e soprattutto anche perché io ho visto molta unità di intenti nei miei confronti da parte delle due società. E consideriamo anche che io ho già allenato 6 anni la Menzana, quando chiaramente la Menzana non era la Menzana degli ultimi successi, quindi mi rivedo in questa realtà che sta partendo adesso e che vuole ottenere risultati. Dal punto di vista tecnico abbiamo un gruppo di ragazzi a estrazione senese, quindi non abbiamo i grandi nomi degli anni passati e proprio per questo io ho detto cercheremo di essere i Paesi Baschi d'Italia, cioè cercheremo di ispirarci a quelle squadre che anche se non erano favorite hanno ottenuto dei grandi risultati, anche tipo l'Atletico Madrid di Simeone o il Maccabi David Blatt. Da questo punto di vista spero di poter essere anche, di poter ispirare i ragazzi, di poterli dare il 100% come sicuramente darò io e credo che alla fine faremo bene. L'importante è non avere troppa fretta perché le squadre giovanili devono andare in ascesa e non in discesa. Non ha senso vincere 2-3 partite a settembre e poi magari dopo perdere durante l'anno. Meglio se incontreremo sicuramente delle difficoltà all'inizio, ma con il lavoro e l'impegno credo che miglioreremo e probabilmente alla fine avremo anche colmato il gap con le squadre magari più che hanno nomi più importanti. Ma innanzitutto credo che sia un segnale importantissimo che le nostre due società stanno lanciando all'intera città. In più aggiungo che avere Umberto nel nostro staff è per me un grande motivo di orgoglio, perché comunque reputo Umberto uno degli allenatori più esperti che abbiamo qua a Siena e che comunque negli anni passati ha sempre ottenuto degli ottimi risultati con le squadre giovanili. Credo sia un ottimo allenatore ed un ottimo educatore. Rinnovo ancora gli auguri ad Umberto per la stagione sportiva e non vediamo l'ora di scendere in campo.